invisibile, mi chiudo in una stanza e non mi faccio avere i giovanici. Pensa che addirittura mi portano di mangiare in camera. Oh, un vecchio servitore! No, è una giovane cameriera, ma perché Angela? No, niente, dicevo così. Ma da vista mettere a fageloso. Io sono tutta esasperata. Ma dico io, ma perché ti presentasti a me come un povero studente? Questo significa ingannare! Perché, Angeli, per togliere un poco di dosso la puzza del danaro, la puzza della ricchezza, per non essere guardato con antipatia, ma che ti credi, Angeli? Io non lo so, la gente perdona la bellezza al Dio, il successo al campione e perfino l'audacia del bandito, ma quello che non perdona mai, mai, è la ricchezza del ricco. Anzi no, che dico, forse del ricco che si è fatto da solo, come mio padre, che ha accumulato e ha speculato, a lui sì, gli riconoscono qualcosa, una certa forza, una capacità, ma che non è mai fortunato. L'antipatico per eccellenza non è ricco, è il figlio del ricco, il bamboccione d'oro, l'ovattato, il figlio di mamma, Angeli, io. E che fai, Angeli? Moglia. Ma tua? Io sto per diventare ricca pure io. Angeli, per piacere, questo non è il proprio momento di scherzare. Ma io dico sul serio. Angeli, auguri, ci siamo da notizie, che bella cosa. Però aspetta un momento, che padre un po' fuoco. Angeli, ma che è successo? Questi entrano, ti fanno gli auguri, e te ti vedo in un certo modo. Angeli, cosa è successo? È successo che mio padre è andato al porto perché sta venendo mio zio dall'America. Dall'America? Sì, e siccome è arcimilionario e non ha figli, l'unica erede sono io. E tu dici dall'America? Questo scende dal paradiso! Angeli, non è che a me non buttasse, tu per me l'oro ce l'hai nella pelle, i brillanti dal luce. Ma è giusto per vincere un po' la resistenza di papà. Ma mostro sì. No. Ma mo faccio una guappari. Piglia papà e lo porto a casa. Così sente e fede. E tu pensi che lo ci vena? Angeli, a casa mia, la parola milione è una parola magica. Apri di sesamo! E si aprono le porte del paradiso, le botole dell'inferno, eppure ricchi papà. Angeli, io vado, io corro. Sì, ma non ti fa male. Io non posso farmi male. Io volo per il cielo, sono invulnerabile, io sono intangibile. Ma ci stupiamo! Ma vedi cos'è? Che io volavo per il cielo e ho visto le stelle! Sì, ma Angelia, mamma, tu è meglio che a chi lo muore ti fanno modo di vacanza, sa? Mi mangia mai pensare a buco. Ma che è, Angelia, mamma, non so se mi appussi con quella faccia, dire un po'. Ma perché me li uno ti fanno specie? Ah, perché io volo giù di un volo, lasci papà, c'ha tutto quartiere, sa? Permesso? Permesso? Ah, io oggi ho portato tutti i fiori, oggi ho pensato che avevo tenuto la casa. Oh, figlio! L'hai fatto a tiro. Sono spumante, purtroppo. Ah, non c'è, allora l'amicizia, la cipigliata che ho preso a Grugoli. Madonna mia, che si cosa, mamma mia, mi commuove, guarda, mamma mia, te, ma guarda come sbatto il cuore. Ma perché che la parola non è solo che non fa tirare? Perché mi fai l'altro amico, sta pure l'affezione. Ma pure, non ci porti in bicchiere. Ma non c'è, ma ti ho fatto una macchinetta di caffè forte, forte. Ah, non c'è bisogno. Oggi pensate che a poco non veniva una capa, oggi buttato pure servizi di porcellana, che un lavoro. Organizziamo i festeggiamenti, su, anzi, voi parenti qua, sulla sinistra della porta in prima linea. Qua. Ecco, Maria, con la battaglia! Ma insomma, come è? No, voi vostro sedete in secondo piano. Ma vi sai in secondo piano? Oh, benedetta l'ignoranza, secondo piano vuol dire un po' più alla rete. Qua, vedete, a destra della porta mi metto io con queste due bottiglie di spumante in mano. Appena viene, grido... Come si chiama vostro cognome? Cesarino. Ecco. Grido, è prima con Cesarino, e poi appresso a me, viva, 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 ma chi è da passurri? E orre, padrino, che orre! Ma così, io qua, io non la cresco, mi dovevo scuola. Guardate, 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 guard
stare. Datemi una sedia. No, non sembra qui. Sì, sì. Sì. Pure che è stato, parla. Un giaillo non è venuto. Ma la cosa è arrivata? Un lavoro, sì, istino. Ma in pace, da fanno che è sono stata sempre una razza. Oh, Luce, ma la fornisci perché non è proprio un momento. Ah, fornisci, con un frate soprattutto, che non faccia verde, non ci mangio tutta la legge. Ma piacere, ma io venuto tutto quanto, perché non ci ha fatto scattare gli altri. Oh, Gigi, scusate, che di 10.000 lire, che ne sono due cavaliere. Sì. Ecco qua, faccio cagnato. Ci mancano soltanto i soldi della carrozza, un cappuccino, due cornette e quattro pizze. Non hai fatto male. Ecco qua. E non la vita male, però che l'ultimo lavi, e solo che lo tenete. Hai ragione pure tu. Te, un tutaretto. E chiamiamo una concetta. E se potevamo fare una bella figura. E questo pure me porto. Che poi pensa che non servono proprio più. No. Sapete con me, se si una rombra, mi sono chiesto di nim. Chiamiamo mai con sa me patana nostra. Ah, mannaggia, patana, mannaggia. Mamma. È arrivato un sprotto. Ci è non più avvenite così. Pensate che ci sono qua i peggiori. Solo alla morte non c'è di me. Io per esempio, ecco, non volessi stare in da miseria a tenere che la bella moglie era mia vicina. Ma voi ti danno una congetta. Bandalera del giudice! Donne e moglie se fare, scomparsa a te! 18 dicembre 1958! Il telefono scritta nel cuore del povero marito per lasciarti solo e sconsolato! Ma io faccio poco da poco un po'. Vabbè, vuol dire che vengo più tardi, ci ha presi, posso fare un fatto qua, va lì, con permesso. Mamma mia, finalmente siamo rimasti il padre, il figliuolo e la Spirito Santo. Che disastro, che disastro, come faccio? Angelina, ci metto pure tu, mamma, sai? C'è azzecco, togli scuro. C'è azzecco, scuro, che l'ha ragione. Tu che ti pensi che la mia gente non sta arrivando tutto quanto quell'anno? Ma che si crede che io non mangio più? Angeli, apri paro la bretta, niente da dare. Ma la gente è bella, facci tutto quello che rubo con la bretta. Non lo qua. Si va a curare tutto e si mangia. Modestamente si può pure accomodare. Perché con getta della monta, quando si mette a tavola, poi spama a ruotti e mi sanno sa. Non lo qua. Mi so panza che! Bravi. Oh, occupazione. A me invece quando succedono queste cose sarà posto un po' di che fa me prima. Sì, sì, ma lui ha parlato un po' di a sta zì. E sta invece zì. E sta invece zì. È un buon amico. Ah, è un buon amico. Uè, porca la no! E mi dispiace, ma già non so che prima mangio. Non ti preoccupare proprio, non c'è sta proprio frigo. Ah, senti, la fini! Che il marito mi tiene un bacio. Che te? È infettivo. Un bicchio in bacio che la signora ha con. Ah, un bicchio in bacio! Oggi capito! E poi che era fa? Era pigliata tu per colo sannanza isso! No, e picciò dovrebbe un po' ci sciuguate! Cicci, manco paga! Come si dice, lontano dagli occhi, lontano dal cuore! A Roma mangiano tre, mangiano pure qua! L'hanno lasciato e sono venuto qua! Mi spiace! Oh, amore di! Ma ci fate pure! Buonissimo proprio! Io non so solo, io tengo una sorella, tengo una famiglia. Io disgraziato sapete che fa? Parla tu! Ehi, non va a te! Va a te! Mi voleva dei soldi, non voleva mi fa tutto a casa! Ah, è un meraviglioso! Viaggi tu, muore te fa! Ma che ti
dire che vado in una casa estranea. Che lo so, mi sono offeso. Oh, si capisce, la figlia, ma mi sono offeso assai. Questo è stato proprio una schifezza, mia credo. L'hanno chiamato in faccia. E manca a Toruccio, ci ha rimasto. Toruccio? Ma perché Toruccio può sembrare? Permesso!